siamo qui con un ex operaio che ha lavorato, ha prestato servizio per diversi anni nell'Ilva di Taranto. Non ti chiameremo con il tuo nome vero, useremo un nome convenzionale. E per ricordare un nostro carissimo amico ex operaio Ilva deceduto, ti chiameremo Nicola. E allora Nicola, tu hai prestato servizio dentro lo stabilimento Ilva di Taranto in diverse reparti, più o meno dai primi anni 2000 sino al 2012-2013, vero? Sì. In che reparti hai prestato servizio dentro lo stabilimento Ilva di Taranto? Ero portato a lavorare su tutte le batterie, 10, 11, 12, 10, 7, 6, 3, 6, 7, 10 e 11, 12. Quasi tutte le batterie. Tutte le batterie. E vabbè, quello che c'era là era indescrivibile. Come ho sempre detto, tutte le persone che lavoravano lì ignoravano il fatto che lì non era un luogo dove poter stare e lavorarci, perché non era sano. Se dovessi individuare delle criticità particolari delle batterie, la cosa più critica, cosa ci puoi dire? È il sottosuolo delle immersioni, non di sopra, cioè il piano coperta, ma il piano di sotto delle batterie, cioè sotto al sottosuolo. Ok, quindi sottoterra, diciamo. Sottoterra. Cioè, sì. Che cosa arriva in questo sottosuolo? E lì ci va di tutto, grasso, olio, catrame, acqua piovana, acqua non piovana che si usa comunque per gli idranti, per pulire lì, quindi tutto questo materiale che non dovrebbe andare lì dentro, va lì dentro e comunque viene assorbito dal sottosuolo chiaramente. Dal terreno, cioè non ci sono dei contenimenti per questi liquidi, per questi liquidi? Personalmente lì io non ne ho mai vista, se c'era non lo so. Quindi tu sei sceso in questi... Sono andato anche a lavorare lì sotto perché... E la mia mansione mi permetteva di andare a lavorare lì sotto, a fare smantellamenti e roba del genere. Quindi possiamo dire che tutti questi liquidi... Andavano perduti. Andavano così nel sottosuolo. Non c'era una cosa di contenimento, una vasca o... Non c'era niente, zero. Questo, hai detto, avveniva in un impianto che si chiama inversione sotto le cokerie? Inversione, sotto le batterie. E le persone che lavoravano e lavorano nelle batterie. A volte io non riesco neanche a vedere il collega che mi sta a fianco per quanto gas c'è, gas coc, sul piano di coperta. Questo non lo vedo. Perché quella nube gialla che ogni tanto, non rossa, gialla che si vede da lontano, quella lì, è il gas coc. Il gas afono invece non ha odore, non ha colore. Tu pensi che l'amianto bonificato lì o altro tipo di un altro tipo di provenienza sia stato smaltito altrove, o pensi che lo stesso amianto proveniente dallo stabilimento Ilva è ancora lì e messo da qualche parte? L'amianto che andava messo nei sacchi, quello che riuscivano a prendere, perché molto cadeva sotto al grigliato dell'immersione dove io comunque dopo andavo a lavorare, a pulire. Quando facevano la pulizia, cioè l'asportazione dell'amianto, non si preoccupavano di stare attenti se i pezzi cadevano giù. Quando cadevano giù rimaneva. Quello lì, le guarnizioni sane, diciamo, o i pezzi di guarnizione che loro prendevano e riempivano i sacchi, quei sacchi chiaramente non uscivano dall'Ilva, ma bensì, con un po' di fortuna sfortuna, io andavo purtroppo anche alle cave, alle discariche. Ah, tu riuscivi ad accedere anche alle discariche? Sì, con sì. L'azione che facevi? Sì, andavo lì e portavo a volte anche io del materiale. Io portavo il carbon coc che non serviva per il ferro, oppure mattoni, roba refrattaria dei forni. Io veniva messo in discarica? Veniva tutto, andava tutto buttato in discarica. Tutto buttato in discarica, coperto, rigorosamente coperto, senza protezioni. Quindi materiali vari, ho detto da carbon coca, materiale refrattario, materiale di scarto o anche amianto, tu confermi che è stato messo in discarica, nelle discariche varie utilizzate da Ilva? C'è chi ha anche le prove visive, ci sono le prove,
di tutto quello che gli ho detto. Ci sono tutte le prove. Quindi ci sono le prove che in discariche, nelle discariche utilizzate dall'Ilva è stato sotterrato un bolido. Di tutto, di tutto, di tutto. La cosa più pericolosa è i liquami che venivano scaricati lì. Perché io quando, quelle poche volte che ci andavo, quando andavo con la mascherina e i filtri a carboni attivi, neanche riuscivo a respirare. Era un'area assolutamente satura di sostanze proibitive proprio. Non riuscivo a respirare. Nel momento in cui dovesse servire per indagini o per qualsiasi cosa, sei pronto a testimoniare quello che hai visto? Sì, sì. Quindi fotografie e video che attestano questo, tutto quello che ho detto, questa sì. Situazione. I vapori che escono dal sottosuolo, cioè io vedo la terra, stavo lì che guardavo la terra e i vapori che uscivano da sotto, perché fermentava tutto ciò che stava da sotto, fermentava. Quindi uscivano dei vapori gassosi, perché era gas quello, perché io non riuscivo neanche a starci là. E per fortuna io andavo e andavo via subito, perché andavamo a fare degli interventi, perché si bloccavano dei camion, si bloccavano le ruspe, si bloccavano, quindi purtroppo spesso e volentieri ero lì.